Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Anche in questo video parleremo di editoria. Questa volta però le quattro categorie presenteranno dei libri che affronteranno altre tipologie di tematiche. Parleremo ovviamente sempre di Uncinetto e Maya, ma ci saranno moltissime nuove idee e tanti accessori che non abbiamo visto nell'altro video. Iniziamo subito con la prima categoria. La prima categoria riguarda la tecnica. Pronte ad imparare? E allora vediamo insieme i libri che ci aiuteranno a farlo. Allora, il primo è l'Uncinetto tunisino. In questo libro vi sono davvero tante spiegazioni con vari step dimostrativi per l'apprendimento della tecnica dell'uncinetto tunisino, oltre a complete istruzioni per creare dei capi davvero unici. Prima di cimentarsi, infatti, con progetti importanti, si deve provare a lavorare qualche punto tra i più semplici. Prima di tutto per prendere pratica con questo nuovo attrezzo da lavoro e poi ovviamente anche per adattare l'uncinetto al tipo di filato. Insomma, sicuramente un modo alternativo per conoscere l'arte del punto tunisi. Passiamo adesso a Geometria a maglia ai ferri, un percorso di 10 lezioni con 10 progetti per realizzare in poco tempo strepitosi capi dalle fantasie geometriche. Un libro ideale per avvicinarsi alle tecniche di base, dalla maglia ai ferri, studiato per avviare le principianti alle geometrie. Cimentatevi quindi prima con le righe a punto legaccio, facili e versatili, e poi passate allo jacquard, o ancora alle righe, diagonali, triangoli, cerchi e zigzag, e sarete pronte per realizzare anche voi la vostra personale geometria. Adesso passiamo ai 200 nuovi motivi jacquard, un panorama davvero inaspettato della lavorazione jacquard bicolore. Derivati da elementi grafici, questi motivi innovativi includono vari disegni, dalle montagne alle onde. È una guida che vi insegnerà come scegliere i colori, come trattare i fili flottanti, come leggere gli schemi e come realizzare quindi scaldacollo, maglioncini, berretti e guanti proprio con questa tecnica. Se siete pronti quindi ad infrangere le regole, questo libro vi aiuterà a realizzare delle maglie fuori dagli schemi. E concludiamo con le basi dell'uncinetto, un vero e proprio manuale per principianti, dove vengono affrontate tutte le tecniche per iniziare a lavorare all'uncinetto, quindi da quelle di base a come leggere un modello, come mettere in forma una creazione, e solo dopo iniziare a mettersi all'opera con 20 divertentissimi progetti studiati proprio per le debuttanti, progetti quindi per tutti i gusti, dalle fasce per capelli alla borsa nocciolina, insomma, il libro perfetto per imparare un'arte che non va mai fuori moda. Imparate le prime tecniche di base, adesso vediamo un po' come poterle mettere in pratica. Iniziamo da qualcosa di un po' più semplice e quindi da alcune lavorazioni che vedremo proprio adesso. Ghiande, petali e noccioline all'uncinetto. Tre sono i dettagli trattati in questo libro, petali, ghiande e noccioline, declinate in diverse tecniche per un totale di ben 30 varianti differenti. Questi punti meravigliosi risaltano in qualsiasi lavorazione con filati sottili o spessi, tinta unita o di fantasia. Potrete quindi realizzare tappeti e cuscini come se l'uncinetto fosse una parte integrante della vostra mano. Scarpine all'uncinetto per i bebè. Non c'è niente di più grazioso di un minuscolo paio di scarpine da bebè. Immaginate allora uguale a tutte le calzature alla moda che avete posseduto. Questo libro comprende 30 progetti, tutti con chiare istruzioni, passo passo e più di 200 fotografie a colori. La sezione delle tecniche illustrate tratta le basi dell'uncinetto, oltre ovviamente a punti particolari. Preparatevi quindi a realizzare le espadrillas, gli scarponcini da cowboy e le décolleté dei loro e dei vostri sogni. Complementi d'arredo a uncinetto, 22 progetti con filati king size, una raccolta di ben 22 progetti pensata per realizzare complementi d'arredo e arricchire la vostra casa con creatività. Tappeti, cuscini, poltrone, puff, tovagliette e cestini. E queste sono solo alcune delle proposte presenti in questo manuale completo, ovviamente di spiegazioni passo passo. Insomma, una volta acquistato vi chiederete come avrete fatto finora a stare senza questo manuale. E concludiamo con 75 motivi di pizzo all'uncinetto.
tutto. Allora, in questo libro troverete forme semplici e versatili, ma anche dei magnifici motivi pittorici, tutti disegnati per filati sottili, da configurazioni tradizionali a disegni straordinari e insoliti. Ci sono davvero modelli adatti a tutti i gusti e a ogni livello di abilità. Troverete infatti all'inizio le nozioni di base, seguite da una raccolta di motivi divisa in livello base, livello medio e livello avanzato. Il libro perfetto per chi ama le geometrie delicate. Ma mettiamo un attimo da parte uncinetto e ferri e pensiamo anche a qualche idea da poter realizzare per le amanti magari di altre tipologie di tessuti, quali stoffe oppure feltro. Vediamo quindi libri che possono senz'altro darci tante idee per accessori con tanta fantasia. Soutache, un manuale che insegnerà a produrre bijou di raffinata fattura, che sapranno valorizzare ogni abito e look, facendoli diventare veramente speciali. Si inizierà a prendere confidenza con gli attrezzi di base e successivamente con i diversi materiali, per poi passare quindi alla tecnica di lavorazione e a lavorare insieme i progetti, dai più semplici ai più elaborati. Bracciali, anelli, cerchietti, insomma, per chi vuole dare un tocco davvero originale ai propri outfit. E iniziamo con il primo dei diversi libri che riguardano il feltro presenti in questa categoria. Il primo per l'appunto è Creazioni in feltro, un libro davvero interessante che tratta un'arte antichissima, quella della produzione per l'appunto del feltro. Per infeltrire la lana occorrono davvero poche cose: acqua, sapone e le nostre mani. Tanti gli oggetti colorati da regalare, indossare o semplicemente da esporre in casa, utilizzando il feltro, un materiale semplice da manipolare e quindi adatto ad adulti e bambini. E proseguiamo con feltro, bottoni e perline, 39 progetti creativi da realizzare con la stoffa per bambini dai 3 ai 10 anni. È un'attività davvero divertente da fare con i genitori, amici, e le creazioni realizzate saranno sicuramente fantastiche. Questo libro è diviso in 4 sezioni: pupazzi e giochi, idee regalo, abbigliamento e accessori. Utile anche perché vi consentirà ovviamente di poter riutilizzare calze spaiate, bottoni staccati e abiti smessi. Un libro che fa bene al portafoglio e al pianeta. Feltro con amore, cuori, fiori in feltro e tanto altro. Scegliete quindi tra i tantissimi colori di feltro presenti sul portale Tessiland e lasciatevi guidare nella realizzazione di questi 15 progetti, tutti suddivisi in passaggi semplici e corredati da bellissime fotografie per accendere in voi l'entusiasmo e l'ispirazione. All'interno del manuale sono contenute tutte le sagome a grandezza naturale. Davvero, feltro mon amour. Fiori in stoffa 3D. In questo manuale sono presenti ben 20 fiori di stoffa tridimensionali. Tutti i fiori sono spiegati con istruzioni passo passo, schemi chiari e belle fotografie. Ci sono anche istruzioni per realizzare gambi e foglie di varie forme. All'interno del libro infatti troverete suggerimenti su tessuti e colori, quindi che sia nel patchwork, nell'appliqué o nel trapunto, questo libro sarà ciò di cui avrete bisogno. E concludiamo con l'ultima categoria, che in un certo senso possiamo definire di tutto e di più, perché state a guardare. E per gli amanti della copertina rigida e soprattutto dei pompon, ecco a voi Pompon Mania. Per tutti coloro che hanno sempre pensato che i pompon fossero utili solo per abbellire i cappellini, con questo libro cambierete idea. Ecco una guida nella realizzazione di pompon di grande personalità, che non richiedono poi più di un pomeriggio di lavoro, con fotografie chiare che accompagnano le istruzioni fase per fase. Sfatiamo quindi il mito dei classici pompon e preparatevi a deliziarvi con caramelle di liquirizia e sushi. Proseguiamo con Maya Creativa, un libro ricchissimo di 20 graziosi amigurumi, soltanto per chi lavora a Maya. Sarete conquistate da questi animaletti, verdure stravaganti, che ispirano davvero molta tenerezza. Ne siamo certi, dopo che avrete acquistato questo libro, realizzare amigurumi a Maya diventerà il vostro passatempo preferito. Provare per credere.
come creare fiori a maglia, ai ferri e a uncinetto. Che tu sia quindi una principiante, intimidita da motivi intricati, oppure una grande esperta desiderosa di fare una pausa dai progetti importanti, qui troverai parecchi spunti. Una sorprendente e coloratissima collezione di fiori facili e rapidi da realizzare. È proprio quello che ci vuole per utilizzare tutti i vostri avanzi di lana. I fiori descritti e spiegati nel dettaglio possono essere utilizzati poi per decorare cappelli, fasce per capelli, giacche, cappotti, borse, zainetti, insomma un libro indispensabile per riempire la vostra vita di colori. Proseguiamo con gatti e gattini a maglia ai ferri. Per gli amanti dei gatti e del lavoro a maglia, 20 gatti e gattini diversi da realizzare a maglia. Tutti dalla spiccata personalità, ma anche accessori di cui ogni gatto ha bisogno. Infatti troverete come realizzare a maglia un tiragraffi oppure una cuccia o anche qualche pallina colorata, senza scordare l'intera famigliola di topolini. I 20 progetti sono spiegati passo passo e corredati da fotografie e descrizioni per un manuale davvero completo. Ed eccolo qui uno dei miei preferiti, bambole a maglia ai ferri. Una collezione di ben 12 bambole da realizzare a maglia, ideate per essere compagni di gioco ideali per i più piccoli. Da Naomi con i suoi collant a righe, a Jane con il suo basco chic, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ogni bambola ha un suo stile, una sua precisa personalità e le spiegazioni illustrano nel dettaglio come realizzare le singole bambole e variarne gli outfit, bambole che siamo certi piaceranno anche ai più grandi. E concludiamo con 200 decorazioni a maglia ai ferri, un imperdibile manuale di decorazioni ai ferri che racchiude un'irresistibile collezione di piccoli e deliziosi progetti per ogni livello di abilità. Troverete ben 200 decorazioni a maglia da lavorare ai ferri, tra cui fiori a maglia, uccelli, insetti, foglie e persino creature del mare in 3D. Quindi, se cercate un nuovo motivo da lavorare a maglia ai ferri, questo è il libro adatto a voi. Li abbiamo analizzati tutti nel dettaglio, ma davvero tutti quanti offrono una loro particolarità e un modo per arricchire ancora di più la vostra creatività, quindi che siano i complementi d'arredo, le bambole, gli animali oppure una semplice tecnica jacquard. Sicuramente, insomma, con questi libri adesso non avrete più scuse e potrete mettere in pratica davvero le mille idee che vi ronzolano in testa. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi do appuntamento al prossimo video e vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella. Noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!